5 messaggi che la Madonna nelle apparizioni di Medjugorje ci ha donati nel tempo sul cuore di Gesù. Ascoltiamoli. Nel messaggio del 4 luglio del 1983, la Regina della Pace ci dice: «Pregate mio figlio Gesù, rivolgetevi spesso al suo sacro cuore e al mio cuore immacolato. Chiedete i sacri cuori che vi riempiano del vero amore con il quale potrete amare i vostri nemici. Vi ho invitato a pregare per 3 ore al giorno e voi avete cominciato. Ma guardate sempre l'orologio e preoccupati vi chiedete quando finirete i vostri doveri. E così, durante la preghiera, siete tesi e preoccupati. Non fate più così. Abbandonatevi a me. Immergetevi nella preghiera. L'unica cosa essenziale è lasciarsi condurre dallo Spirito Santo in profondità. Solo così potrete avere una vera esperienza di Dio. Allora anche il vostro lavoro andrà bene e vi rimarrà anche del tempo libero. Voi avete fretta». Volete cambiare le persone e le situazioni per raggiungere rapidamente i vostri scopi? Non vi affannate, ma lasciatevi guidare da me e vedrete che tutto andrà bene. Nel messaggio del 2 luglio del 1983 ci dice: «Ogni famiglia dedichi almeno 5 minuti al giorno di preghiera al Sacro Cuore di Gesù, del quale in tutte le case vi sia l'immagine». Nel messaggio del 2 luglio del 1983 la Madonna ci dice: «Ogni mattina dedicate almeno 5 minuti di preghiera al Sacro Cuore di Gesù e al mio cuore immacolato, perché vi riempiamo di sé. Il mondo si è dimenticato di venerare i sacri cuori di Gesù e Maria. In ogni casa siano poste le immagini dei sacri cuori e ogni famiglia li veneri. Supplicate ardentemente il mio cuore e il cuore di mio figlio e riceverete tutte le grazie. Consacratevi a noi. Non è necessario ricorrere a particolari preghiere di consacrazione. Potete farlo anche con parole vostre, secondo quello che sentite». Nel messaggio del 19 ottobre del 1983 la madre ci dice: «Desidero che ogni famiglia si consacri ogni giorno al Sacro Cuore di Gesù e al mio cuore immacolato. Sarò molto felice se ogni famiglia si riunisce mezz'ora ogni mattina ed ogni sera per pregare unita». Nel messaggio dell'11 novembre del 1983 dice: «Desidero che teniate sempre un'immagine dei cuori di Gesù e di Maria nelle vostre case». Questi sono i messaggi accorati della Regina della Pace, perché vuole regnare nelle nostre vite, vuole che Gesù regni nelle nostre vite. Affidiamoci ai sacri cuori di Gesù e di Maria. Saremo al sicuro e impareremo ad amarli sempre di più. Loro ci amano di un amore immenso. In un messaggio a Medjugorje la Madonna ci dice: «Se voi sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia». Grazie per aver ascoltato questi bellissimi messaggi che la Madre ci dà. E noi ringraziamola
con un salve regina.